Justice TV ha seguito il convegno di studio organizzato dalla Fondazione Italiana per il Notariato dal titolo La conformità catastale, riflessi operativi sull'attività notarile. Ce ne parla Ivano Stapciuk. Si è tenuto a Roma, nei giorni scorsi, un convegno di studi sulla conformità catastale e sui suoi riflessi sull'attività notarile, organizzato dalla Fondazione Italiana per il Notariato in collaborazione con il Consiglio Notarile di Roma. Una giornata di approfondimento alla luce del decreto legge 78 del 31 maggio 2010, che sancisce l'obbligatorietà della banca dati catastale, ponendo vincoli di circolazione per quei fabbricati non denunciati al catasto. Abbiamo sentito Giancarlo Laurini, presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Gabriella Alemanno, direttore dell'Agenzia del Territorio, e Franco Coppi, ordinario di diritto penale alla Sapienza di Roma, che ci parla della responsabilità penale del notaio. Io ritengo che nell'ipotesi di false dichiarazioni rese dalla parte al notaio che roga l'atto, il notaio è ovviamente estraneo a qualsiasi profilo di responsabilità penale. La sua responsabilità può sorgere soltanto nelle ipotesi in cui sia concorrente nel reato commesso dal privato, per esempio perché lo ha istigato. E anche per quanto riguarda una responsabilità a titolo di dolo eventuale, specialmente alla luce delle ultime sentenze della Corte di Cassazione e addirittura di una sentenza a sezioni unite, a mio avviso la responsabilità del notaio va molto ridimensionata. Presidente, l'anagrafe immobiliare integrale, i primi risultati. Ma è una iniziativa, un progetto e una realizzazione straordinariamente importante che va incontro all'esigenza di ammodernamento della nostra amministrazione e di messa a disposizione dei cittadini e degli operatori, naturalmente, di strutture che consentono un immediato accesso alle realtà, alla conformazione, alle caratteristiche della proprietà immobiliare che va a tutto vantaggio della sicurezza, della certezza e della facilità dei rapporti. È un lavoro che stiamo ponendo in essere, nel senso che noi avevamo già questo progetto, più che altro l'abbiamo reso possibile per usi interni, invece adesso dobbiamo metterlo a sistema per usi esterni. Allora c'è la marcatura dei dati sia di pubblicità immobiliare che diciamo di catasto rispetto a come si trovano attualmente, e poi con un processo, con un work in progress che possiamo integrare sostanzialmente non solo i dati di catasto con quelli di pubblicità immobiliare, ma possiamo fare qualcosa di più, cioè allegare nel momento stesso in cui una persona va a fare l'indagine su un appartamento, quindi con l'identificativo catastale, e va a identificare un'unità abitativa particolare, cioè vedere esattamente dove è situato, quindi anche un incrocio con i grafi stradali, e possiamo inserire anche la planimetria dell'appartamento, la mappa dell'immobile, e poi alla fine dare questa attestazione a fini fiscali, che deve essere ancora costruita, perché diciamo questo è un tema col quale ci stiamo confrontando, perché poi sarà un provvedimento del ministro a stabilire il valore di questa attestazione ipotecaria e catastale, che comunque avrà una valenza fiscale. L'aspetto poi ulteriormente innovativo sarà, per concludere tutto questo pacchetto di informazioni che noi potremo mettere in questa anagrafe, anche dare la quotazione dell'immobile tramite i nostri dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare rispetto appunto alla zona di riferimento in cui è ubicato l'immobile. Dal 1 di aprile i datori di lavoro potranno inviare soltanto online le comunicazioni obbligatorie ai propri lavoratori domestici. È una novità dell'INPS. Per saperne di più abbiamo sentito il presidente Antonio Mastrapasqua nell'intervista di Milena Manicone. Dal 1 aprile 2011 il rapporto di lavoro domestico potrà essere gestito soltanto tramite web. È questa la svolta digitale attuata dall'INPS per agevolare coloro che assumeranno dei collaboratori domestici. Antonio Mastrapasqua, presidente INPS, ci ha illustrato le principali novità. Allora, praticamente dal pagamento del primo trimestre 2011, quindi dal 1 aprile 2011,
tutta quanta la gestione del rapporto di lavoro domestico viene spostata sul web e sul contact center, questo è importante. Quindi per assumere, per licenziare, per cambiare le ore, tutte queste cose qui si potranno fare facilmente, quindi senza doversi scomodare o sul web o addirittura sul contact center o andando ovviamente da intermediari autorizzati, ma soprattutto sarà molto più semplice proprio la gestione, perché immaginiamo adesso per pagare prima c'era solamente il bollettino di conto corrente, oggi per pagare i contributi della domestica si può fare sul web con la propria carta di credito, dal telefonino addirittura, se non presso le tabaccherie, anche presso ovviamente gli uffici postali e anche presso alcune banche che hanno il sistema di reti amiche. Quindi tutti i sistemi oggi conosciuti permettono di pagare i contributi e non più solamente il conto corrente postale presso l'ufficio postale, così come tutte quante le comunicazioni potranno avvenire tramite il web, tramite il contact center, quindi si potrà parlare con qualcuno se una persona non è ovviamente non è capace oppure ha delle difficoltà ad operare col web, quindi tutti quanti i canali telematici, informatici o addirittura potendo andare intermediari autorizzati, questo qui fa sì che la gestione del rapporto domestico sia diventata una cosa estremamente facile, estremamente accessibile, ma adesso anche estremamente puntuale, perché in questo sistema noi avremo modo di verificare chi paga nei termini, sollecitare gli omessi pagamenti, verificare se una persona ha interrotto il rapporto di lavoro e non ce l'hanno comunicato, quindi anche l'INPS può diventare molto più attiva nel rapporto di lavoro. E in settimana l'Unione Tirocinanti Giustizia ha rivolto un appello urgente al Ministero della Giustizia per l'apertura di un tavolo di trattativa interistituzionale. Ce ne parla nel suo servizio Valentina Marsella. L'attività dei 230 tirocinanti del mondo della giustizia è appesa a un filo. L'accordo siglato lo scorso anno tra la provincia e la Corte d'Appello di Roma, che aveva permesso loro di svolgere dei tirocini negli uffici giudiziari della capitale, è ormai in scadenza. L'allarme è stato lanciato dall'Unione Tirocinanti Giustizia, che ha così rivolto un appello urgente al Ministero guidato da Angelino Alfano. Un appello rivolto anche alla Regione Lazio, alla provincia di Roma e alla Corte d'Appello Capitolina. La richiesta: aprire subito un tavolo di trattativa interistituzionale per affrontare il problema di oltre 200 lavoratori in cassa integrazione e in mobilità. Grazie a quell'accordo i lavoratori avevano potuto prestare servizio nei tribunali e nelle procure di Roma, Civitavecchia, Tivoli e Velletri, ma anche presso la Corte d'Appello Capitolina, dal giudice di pace e presso gli uffici della Prefettura di Roma e la Corte di Cassazione. Un tirocinio che aveva permesso ai lavoratori di mantenere nel corso dell'anno un reddito costante, ma soprattutto di maturare un'esperienza rivelatasi fondamentale per rendere più efficiente il lavoro negli uffici stessi. A preoccupare la categoria inoltre il fatto che i lavoratori non percepiscano ormai da 3 mesi il rimborso spese riconosciuto per il loro lavoro. Il protocollo si è inoltre rivelato una boccata d'ossigeno per gli uffici giudiziari, spesso carenti dal punto di vista organico e in forte sofferenza. Nonostante ciò, denuncia l'Unione Tirocinanti, l'accordo è prossimo alla scadenza e non ci sono segnali concreti della volontà di rinnovarlo. In sintesi, si chiede che questa esperienza non venga dispersa e si trovino le risorse finanziarie necessarie alla prosecuzione dell'attività fondamentale dei lavoratori. Cause civili in tutti i tribunali e le corti d'appello d'Italia. È stata completata la diffusione dei sistemi informatici di gestione dei processi civili di cognizione, esecuzione e fallimenti. Lo ha reso noto in settimana Stefano Aprile, direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia. E ci spostiamo al tribunale di Parma, Bond Argentina. Il tribunale ha condannato una banca al maxi risarcimento di 38.000 euro ad una risparmiatrice. E per capire meglio questa vicenda, Laura Muzzi ha intervistato Giovanni Franchi, legale Consumatori, che ha tutelato in giudizio la signora. Bond Argentina. Il Tribunale di Parma ha condannato una banca al risarcimento dei danni patiti, circa 38.000 euro più interessi, da una risparmiatrice per aver acquistato titoli argentini in data 18 giugno 1999. Ne parliamo con l'avvocato Giovanni Franchi, legale Consumatori, che ha tutelato in giudizio la risparmiatrice. La sentenza è la numero
259 del 2011, quindi una sentenza molto recente, con la quale la banca è stata condannata a risarcire i danni patiti da un'investitrice per l'acquisto di bond argentina. I danni sono pari a 37.950,63 euro. Perché la condanna della banca? Perché la banca non aveva consegnato all'investitrice, come invece prescritto dal regolamento Consob in materia, il documento sui rischi generali dell'investimento. Inoltre non aveva assunto informazioni circa il profilo di rischio dell'investitrice, sempre come prescritto dal regolamento Consob, il quale vuole che le banche guardino bene qual è il pericolo che una persona è disposta ad accettare. La sentenza è importantissima perché riguarda l'acquisto di titoli argentina nel 1999, quando quei bond non erano ancora pericolosi, ma in questo caso la condanna al risarcimento del danno dipende dal fatto che all'investitrice non erano stati consegnati dei documenti fondamentali per la legge. Ora, questa è una sentenza importantissima perché dimostra come la Confconsumatori, tra le altre associazioni, sta ottenendo importanti successi in materia e sta soprattutto spingendo sempre di più la magistratura ad accogliere domande proposte da investitori. E torniamo in Cassazione, ma stavolta parliamo di droga. Per far scattare pene più severe è necessario che il quantitativo di droga leggera sia superiore ai 50 kg, lo ha stabilito la Suprema Corte e ce ne parla nel suo servizio Milena Manicone. Per lo spacciatore l'aggravante della pena per l'ingente quantitativo può scattare solo se viene trovato in possesso di almeno 50 kg di hashish o marijuana o almeno 2 kg in caso di cocaina o eroina. Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza numero 12.404 della sesta sezione penale. La Suprema Corte ha annullato con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro la condanna a due marocchini trovati in possesso di 40 kg di marijuana. Per loro la condanna era stata inasprita dall'aggravante dell'ingente quantità, ma dopo le indicazioni dei giudici di Piazza Cavour la pena dovrà essere riconsiderata. La sesta sezione penale ha spiegato che, stando a dati di comune esperienza, apprezzabili a maggior ragione dalla Corte di Cassazione, sede privilegiata di osservazione di una casistica generale, non si possono definire ingenti i quantitativi di droghe pesanti che, pur presentando un valore medio di purezza per il tipo di sostanza, sono al di sotto dei 2 kg. Mentre per le droghe leggere, sempre in considerazione di una percentuale media di principio attivo, l'inasprimento della pena non può scattare se non vengono superati i 50 kg.